ragazzi. Caro Nicola, buongiorno, ben trovato. Siamo in Piazza del Duomo, una delle potenzialità turistiche di Pistoia, e siamo con un esperto di turismo. Esperto di turismo non pistoiese, perché voi sapete che il turismo corre sul web e lo fa grazie a operatori e aziende dove lavora, come Nicola Seghi. Sì, è un piacere, Armando, incontrarci sempre. La tecnologia, dove io mi occupo di tecnologia per hotel, devo dire che la tecnologia può dare una mano a raggiungere la persona interessata a un posto come questo proprio mentre lui la sta cercando. Purtroppo serve una sensibilità che non è comune. Bisogna un po' aggiornare proprio la nostra mentalità e dare un valore importante a tutti gli specialisti del settore e anche convincere a dare un contributo, perché molto spesso nessuno è appunto profeta in patria, tu sei uno delle persone che lo dimostra. Senti Nicola, abbiamo tanto di bello, abbiamo la montagna, abbiamo l'abitone, abbiamo l'acquirino, ma abbiamo l'abitone. E ovviamente, se parliamo di abitone, non possiamo parlare di questa signora, l'amatissima zia. Zia, fa un sorriso che c'è Armando che ti fa la fotografia e il video. 100 anni di forza, È una delle più grandi sciatrici italiane. E sicuramente la prima sciatrice italiana di importanza. Si sta facendo distrarre da Charlie, ma Charlie è nella troupe per questo, lo portiamo per distrarre le nostre ospiti. È un piacere vederla, veramente in gamba, è un'emozione ritrovarla. Della tua mamma che ti lasciava sempre andare a sciare, ti ricordi? Sì, ma sempre. Della tua mamma, sì. Che cosa faceva? Ti lasciava sempre andare a sciare? Sempre, sempre, quello davvero, guarda, Ma sciava meglio lei o Zeno Colò? Ma sempre, andare a sciare, via, e che poi saranno tre. Te, Zeno e Vittorio. E Vittorio. Che squadra. E me. Prima gara l'ha vinta nel 35, 15 anni. Sempre per i boschi. E siamo nel 2020, Nicola. Andavo. Nei boschi. Se io prendevo. Salivo. Sinceramente non mi piace. Veniva indietro loro. O loro. Si buttava nei boschi e Zeno e Vittorio le venivano dietro. Ovviamente quegli sci erano fatti di legno, sciolina messa con la pennellessa e così via. E io quando ero ragazzino stava finendo quell'epoca. Che se lo ricorda, che ti ha visto quando era ragazzino, quando era giovane. Io, Lui si ricorda bene di te. Piazza del Duomo, ma anche Donna Seghi, patrimonio di Pistoia. È inutile. È inutile. Patrimonio di Pistoia. Che tu sei un patrimonio della città. Ha detto che tu sei un patrimonio della città. Grazie, molto gentile, grazie. E che hanno fatto? Sempre con la lente d'ingrandimento. Cosa si faceva oggi? Non c'è. Guarda, a tuo tempo sciare una donna era difficile. Era difficile le donne sciassero. Ecco Nicola. Ora non abbiamo più soltanto lo sci, abbiamo anche il trekking, funghi, percorsi, mirtilli, abbiamo tanto da portare avanti sulla nostra montagna. Dobbiamo dire grazie al Covid, secondo me, perché l'epidemia e il lockdown hanno dato uno stimolo. Sì, fortunatamente l'ho vista sciare, emozionante. Andava, Andava sì. Porca miseria. Erano matti. Sì, davvero. Era molto veloce. C'era due uomini e una donna. Io. Zeno e Vittorio.
Daniel Vittorio, vero? 15 anni? Se lo ricordo. Io me lo ricordo. 135. Aveva 15 anni, 16 anni. Bene, io ti saluto, ti lascio al tuo dovere di nipote, anche perché è domenica, poi domani si rincomincia a promuovere online tante strutture straniere, perché spesso poi vi cercano la tua azienda e te più stranieri che italiani. Gli italiani fanno in casa e fanno. Tu sei un tipo che si ricorda di quando tu sciavi, se lo ricorda bene. Noi mandiamo un bacio alla Celina, ha detto che ti manda un bel bacio e ci vediamo all'abitone. Grazie, grazie.